Allora, oggi prendiamo un po' in esame alcune considerazioni di carattere generale che possono essere utili per affrontare, diciamo, qualunque tipo di test, sia esso per l'ammissione a un corso universitario piuttosto che, diciamo, con un altro scopo. Molte di queste cose che dirò sono dovute anche in parte a esperienze proprio personali, quindi assumono una valenza, diciamo così, doppia, perché sono state direttamente testate sulla propria esperienza. Allora, come test d'ingresso, quasi tutte le facoltà adesso propongono dei test di ammissione o dei test d'ingresso, dei test che servono poi per determinare se uno debba avere obblighi formativi aggiuntivi oppure no. Sicuramente tra quelli più difficili, infatti ne ho stampato alcuni dell'anno 2015-2016, ci saranno quelli di medicina. Questo è una cosa, diciamo, non riguarda per esempio la nostra facoltà qui a Cassino è, diciamo, quella di ingegneria, quella almeno dalla quale io provengo, ce ne sono altre quattro della nostra università a Cassino, noi non abbiamo medicina, però è obiettivo il fatto che i test di medicina sono sicuramente quelli più impegnativi, perché, diciamo, medicina è un numero chiuso, ma in senso stretto, nel senso che se uno rimane è un posto fuori dalla graduatoria, dal limite che è stato posto nella graduatoria, non entra. Però ecco, le cose che dirò si potranno adattare, diciamo, si potranno essere usate sia per affrontare questo tipo di test che altri. Allora, una prima cosa è che, diciamo, già molte delle domande dei test d'ingresso sono rivolte, per esempio, diciamo, si occupano di logica, per esempio. In medicina ha un'intera sezione di test di logica e anche i test d'ingresso di ingegneria hanno in genere una sezione di domande di logica. Però il discorso della logica, secondo me, è utile anche per affrontare qualunque altro tipo di domanda. Poi faremo degli esempi più concreti. Una cosa importantissima da sapere per quanto riguarda i test è la struttura del punteggio. Adesso partiamo direttamente con il primo esempio, perché a me non piace tanto fare preamboli, ma dare degli esempi. Nel lontano 1988, quindi fate i conti, sono passati 28 anni, stavo facendo il corso di allievo ufficiale di complemento e anche noi avevamo dei test, a parte quelli di ingresso che non erano stati facili da superare. Mi ricordo che per il mio corso i test che dovevo superare, diciamo, li superava solo uno, perché nel corpo nel quale era entrato di matematico ne entrava solo uno. Però al di là di questo, tutte le prove, diciamo, intercorso erano organizzate in base al test, cioè si facevano delle settimane di lezioni, si studiavano gli argomenti sui nostri libri di test che si chiamavano sinossi e poi si facevano i test. I test venivano distribuiti su un punteggio grezzo. Questo punteggio grezzo riportato per i vari studenti assumeva più o meno nell'istogramma la forma di una campana, veniva, si dice in gergo tecnico, fittato con una gaussiana e poi chi stava, diciamo, oltre la media prendeva un buon voto al di sopra della media, chi stava in media prendeva 10 perché il voto veniva dato in ventesimi, chi stava sotto media prendeva un voto sotto media e chi stava oltre una certa soglia sotto media doveva ripetere il test, quindi veniva, diciamo, tra virgolette, bocciato. Ecco, il problema molto semplice è questo qui. A noi dovevamo fare dei test sui regolamenti di caserma. L'argomento di quella settimana dei test era questo qui. Il problema era che in questi test comparirono una quindicina di domande
una sfilza, una bella sfilza di domande che a lezione non erano state spiegate. Probabilmente c'erano pure nelle sinossi, però insomma non le sapeva nessuno. Nessuno aveva studiato con sufficiente cura, per cui o quasi nessuno le sapeva. Il problema era cosa fare a questo punto. Perché? Qual è il primo dilemma? Se rispondere o non rispondere, perché i test sono a progetto. Normalmente i test spesso sono a risposta chiusa, quindi uno deve semplicemente selezionare una delle possibili risposte. La struttura dei punteggi, io però la struttura dei punteggi la conoscevo bene, ero stato attento. In quel caso la struttura dei punteggi era la seguente. C'erano 5 possibili risposte. Ce n'era una giusta che valeva 2 punti, una parzialmente giusta che valeva 1 punto e 3 risposte sbagliate. Queste, le risposte sbagliate valevano meno 1 punto. È chiaro questo? Se invece uno non rispondeva proprio, quindi saltava la domanda, lasciava la casella in bianco, valeva meno 0,5. Quindi adesso avete tutti i dati a vostra disposizione. La domanda che rivolgo a voi: qual è la strategia migliore da seguire? Rispondere a tutti. È chiaro che rispondere a tutti è la strategia migliore. Allora facciamo un sondaggio per alzata di mano, poi la telecamera riprende me, quindi sono... Chi pensa che la strategia migliore sia rispondere a tutte le domande? Diciamo 10 persone. Cercate. Chi pensa che la strategia migliore sia non rispondere? Diciamo 7-8 persone. Siccome siete parecchi di più, chi non pensa, come al solito, è la maggioranza. Questo no, capita pure all'università, non vi preoccupate. Quindi, diciamo, abbiamo un 15% delle persone che, alle quali è chiaro che la strategia migliore è rispondere. Abbiamo qualcuno che, magari anche solo per spirito di contrapposizione, è convinto del contrario, e molti che sono incerti sul da farsi. In realtà in questa situazione è evidente che conviene rispondere. Perché conviene rispondere? Perché se non la fai sono 0,5, se la fai c'è più probabilità che guadagni. Allora, esprimiamo matematicamente in maniera più corretta quello, il tuo ragionamento. Noi abbiamo 5 possibilità. Ora io ho segnato i numeri a caso, ma sappiamo che per ogni domanda le risposte possono valere 2 punti, 1 punto, meno 1, meno 1, meno 1. Se rispondo, se non so nulla, devo per forza andare a caso. Però quello che dice il vostro compagno è che se io vado a caso dovrei essere molto sfortunato a beccare sempre meno 1. Qualche volta, mediamente, se vado a caso 5 volte, in media beccherò una volta la risposta da 2, una volta la risposta da 1 e una volta ciascuno le risposte sbagliate. Quanto fa la somma? Fa 0. Quindi, in media, se io vado a caso, prendo 0. Però se non rispondi prendi meno. Se non rispondo, abbiamo detto che la domanda erano 15, se non rispondo prendo sicuramente meno 7,5. È evidente questo? Ora qualcuno potrebbe dire sì, ma in media prendi 0, ma siccome io ci ho scritto sfortunato in fronte, io se vado a rispondere sicuramente le becco tutte sbagliate e prendo meno 15. No. In questo caso dovreste essere molto molto sfortunati, molto sfortunati, perché dovreste evitare, anche se diciamo su 15 volte io becca, cioè mi toccano su 15 volte
2 quinti per 15 fa 6, mi toccano 6 risposte, diciamo così, corrette o parzialmente corrette. Però se anche fossi molto sfortunato e ne prendessi solo 3, intanto le risposte sbagliate sarebbero 12, quindi sarebbe meno 12. Poi quelle 3 magari sono 2 da 2, 1 da 1, meno 12 più 5 già siamo a meno 7. Quindi anche praticamente i casi in cui riesco a scendere sotto meno 7,5 sono veramente rari. Si possono fare dei conti usando la probabilità, ma sono veramente rari. A parte questo, cerchiamo di raffinare il nostro ragionamento. Si può fare qualcosa di meglio? Scartando almeno qualcuno che riteniamo. Ecco. Abbassiamo la probabilità. Ecco. Allora, mettiamo che... Poi faremo degli esempi, qua ho delle domande di logica del test di medicina dell'anno scorso, le ho stampate stamattina, non le ho ancora guardate, insomma. Quei ragionamenti che faccio si possono applicare a qualunque tipo di test. Mettiamo di fare questo tipo di ragionamento. Io voglio rispondere, non so la risposta giusta, però attenzione che su 5 risposte molto probabilmente so qual è quella sbagliata, qual è almeno una di quelle sbagliate, o no? Alcune volte, alcune risposte vengono messe per riempitivo ed è evidente che sono sbagliate. Allora, se io fossi in grado di eliminare una risposta sbagliata, per semplificare il ragionamento, perché altrimenti bisognerebbe ragionare in termini probabilistici, ma per semplificare il ragionamento, supponiamo che io con certezza trovo sempre una risposta sbagliata e la elimino. Quella là, ovviamente, so che è errata e non rispondo. A questo punto le mie scelte rimangono 4. Però 4, 3 meno 1 meno 1, stavolta fa 1. Ok? 1 su 4, su 4. Quindi mediamente stavolta quanto prendo a ogni risposta? Se le cose vanno secondo la media. Prendo 0,25 a risposta, no? Quindi su 15 domande, mediamente prenderò 15 quarti. Quindi prenderò 3 quasi 4, 3,75, ok? Quindi già è meglio. Se addirittura io riuscissi a individuare 2 risposte sbagliate su ogni domanda, a questo punto le mie chance salgono ulteriormente, perché stavolta prendo 3 meno 1 fa 2, su 3, perché per fare la media, per andare in media, ogni 3 domande prendo 2 punti, no? Se becco una volta quella da 2, una volta quella da 1, una volta quella da meno 1, quindi 2 terzi, per 15 domande, vedete che il vostro punteggio atteso sale a 2 terzi per 15, sale a 10. Quindi, ragioniamo in questi termini. Se io non rispondo, prendo sicuramente meno 7,5. Se rispondo, chiudo gli occhi e vado a caso, probabilmente, con estrema probabilità, prenderò un punteggio intorno a 0, che è molto meglio di meno 7,5 su quella sezione. Se riesco a evitare una sola di queste risposte sbagliate, il punteggio atteso sale a 3,75. Se ne riesco a evitare due, anche solo due, quindi non sto dicendo che ne sto evitando tutte le risposte sbagliate, ma se ne riesco a evitare due su tre, il punteggio atteso in questo caso sale a 10. Poi ovviamente potete continuare, se riesco a eliminare tutte le risposte sbagliate, però non sono incerto tra le due che tendenzialmente sono giuste, però non so qual è quella più giusta delle due, allora il punteggio atteso sale, stavolta siamo a 1,5 per 15, siamo a 22,5. Se invece riesco a eliminare tutte, quindi anche quella da 1, quindi vuol dire che sono preparato, conosco bene la materia, conosco sempre la risposta giusta, 2 per 15 fa 3. Chiaro? Date le condizioni, questo è quello che è successo in pratica.
Cioè, io sentii, ma c'era l'istruttore, quindi non potevo avvisarli, sentivi due che in un momento che l'istruttore stava un po' lontano, dice, ma tu che fai? No, io non rispondo. Io la volevo dire, però stava proprio passando l'istruttore vicino a me, dico, no, non mi viene risposto. Io risposi. Il risultato fu che io, ovviamente prendemmo tutti un moto grezzo influenzato dal fatto che molte di quelle domande le avevamo sbagliate. Però, siccome si fittava la gaussiana, siccome si andava a vedere il risultato rispetto alla media, io che ero andato meglio degli altri, in ventesimi presi 16, che fu uno dei primi, e loro due presero 6, e dovettero rifare l'esame. Questo è quello che è successo in realtà. Quindi, la prima, questo che cosa dice questa esperienza? Dice che una cosa importantissima è conoscere la struttura dei punteggi. Allora, se è vero quello, siccome ieri tornavo in treno da Napoli e quindi ho incontrato una persona che stava frequentando il primo anno di medicina a Latina, allora mi sono fatto dire, ma com'è la struttura dei punteggi attualmente? Se è vero quello che mi ha detto lei, le risposte sono sempre 5. Però, se non rispondi, mi pare che prendi meno 0,40, e se rispondi, ma non mi ricordo più, me l'ha detto ieri, però mi pare che alla fine la veniva meno 1,20 e quindi dividendo per le risposte erano 4 veniva meno 0,30, quindi teoricamente stavolta se uno era in dubbio, se proprio non sapeva nulla, poteva convenire non rispondere, non mi ricordo più, me l'ha detto ieri. Comunque il ragionamento l'avete capito, no? Quindi in base a questo uno deve valutare. Qual è il ragionamento? Il ragionamento è: la media del valore atteso, diciamo, dei punteggi che io ho andando a caso, è la somma dei punteggi che vengono dati alle singole risposte. In genere, in molti test la risposta giusta è solo una, quindi ce n'è una che vale 1, e poi ce ne sono altre 3 o 4 in genere che valgono meno qualcosa. Diciamo che se valgono, non mi ricordo, veramente non mi ricordo, facciamo delle ipotesi non precise. Comunque, quindi tenete conto di questo quando andate a confrontare col punteggio che viene dato alla non risposta. Quindi, però tendenzialmente qualunque sia, ecco, non ricordo con esattezza il discorso di ieri, però qualunque sia il tipo di punteggi che viene dato, tendenzialmente conviene rispondere. Per quale motivo? Perché anche se io non sono in grado di individuare la risposta esatta, in quel caso mi conviene individuare alcune delle risposte che sicuramente sono sbagliate, toglierle e poi chiudere gli occhi e andare a casa. Comunque, questa è la strategia migliore in genere, perché ripeto, basta anche solo eliminare una, nel discorso precedente bastava eliminare una delle risposte sbagliate, che il punteggio atteso arriva a 3,75 e non, diciamo, scusate, il valore atteso saliva a 0,25, 1 su 4, ok? E nessuno ti dà per la non risposta un punteggio così, va bene? Ok, un quarto che poi dava 3,75 su
totale delle 15 risposte. Adesso, prima di proseguire con una, diciamo, qualche esempio di domande da test, vorrei fare un altro esempio che deriva sempre dall'esperienza. Questo esempio mi venne da una, diciamo, da un episodio che mi capitò all'Università di Napoli. Io ero dottorando. Allora, vennero da me due bidelli. In realtà, come vedrete, uno dei due avrà una parte, diciamo, farà una figura migliore. Io non sapevo, lo seppi in tempo successivo, che questo bidello, che è, diciamo così, più intelligente, tra virgolette, o collaboratore scolastico, adesso non so quale sia il termine politicamente corretto che si usa adesso, non so. Questo qua più intelligente nella vita civile, precedentemente era stato capomastro, era effettivamente più in gamba dell'altro. Allora, la domanda, perché vennero da me? Perché sapevano che con me potevano, insomma, chiedermi una cosa, e avevano un problema serio, un problema di matematica. Il problema era questo. L'altro bidello aveva fatto una missione per conto dell'università. In questa missione era stato rimborsato, gli era stato dato una diaria, quello che era, di 490.000 lire lorde. A questo compenso, vabbè, qua sto usando termini giuridicamente completamente sballati, se è una diaria non è un compenso, comunque, queste 490.000 lire era stata fatta una detrazione del 27%. Ora, oggi potete ragionare anche in euro. Diciamo 490 euro. Era stato tolto il 27% e quindi era stato dato un netto nella busta. Allora, lui voleva controllare che gli fosse stata data la somma giusta. Cosa faceva? Prendeva la cifra netta, aggiungeva a questa cifra netta il 27% del netto e non si trova proprio il bordo. Non so se avete capito. Allora, l'altro invece, allora facciamo un esempio. Prendiamo, supponiamo che la cifra fosse stata, invece di 490, fosse stata 1000 euro. E supponiamo che la detrazione fosse stata del 10%. Allora, in busta quanto gli avrebbero dato? No, 100 euro, evidente. Adesso, dov'era l'errore logico che faceva il secondo bidello? Aggiungi. Oh, faceva il 10% sul 900 che veniva 90. E quindi faceva 990, non è 1000, non mi trovo. Mi hanno imbrogliato. È chiaro? Calcolava la stessa percentuale, ma su una quantità più piccola. 27% doveva essere calcolato sul lordo, non sul netto. E quindi lui, ovviamente, calcolando sul netto, non si trovava. Praticamente, se noi operassimo con le lettere, chiamiamo il lordo L, il netto è L per 1 meno alfa, dove alfa è la percentuale di detrazione di socente. Allora lui cosa faceva? Prendeva il netto diciamo, lui faceva L per 1 meno alfa, che era il netto, lo rimoltiplicava per 1 più alfa, cioè riaggiungeva il alfa per 100, in questo caso 27 su 100, quindi alfa è 0,27, al netto, e ovviamente non si trovava. Perché non si trovava? Perché invece di venire il lordo, gli viene 1 meno alfa per 1 più alfa, fa 1 meno alfa cosa, e quindi viene sempre di meno. È chiaro? Viene di meno anche se fate al contrario, se prima aggiungete il 27%, provate a prendere 1000, aggiungete prima il 27%, poi togliete il 27% e vi trovate con meno di 1000. Perché quando andate a togliere il 27% lo togliete sul 1270, che è più grande. È chiaro questo? Guardate che ci sono addirittura delle battute che originano da questo fatto. Per esempio, diciamo, economia, chi investe in borsa ha dei guadagni legati all'incremento o il decremento dei corsi delle azioni, no?
Allora, come vengono misurati i costi delle azioni? Si misura oppure l'indice generale, nel nostro caso è l'indice MIB, anche se adesso la borsa italiana è stata comprata da quella inglese, quindi sì, FTSE MIB si chiama. Come viene misurato questo incremento? Percentuale. Oggi il FTSE MIB è andato su del 1,27%, domani scende l'1,27%. In questi due giorni i costi delle azioni sono quasi rimasti uguali, in realtà sono leggermente scesi, perché abbiamo detto quando ho più alfa e meno alfa, in realtà alla fine corrisponde a questo prodotto e quindi mi fa quello di partenza per 1 meno alfa 4. Chiaro? Quali sono le battute? Per esempio, ci sta su molti blog di economia, c'era su un blog inglese di economia, dice ieri le azioni sono scese, le sue azioni sono scese del 98%, in commercio oggi ci siamo rifatti, sono aumentate del 200%. Allora vediamo un po' in questo caso, partendo da 100, quanto stanno con le azioni? Se il primo giorno hanno perso il 98%, da 100 sono scesi a 2. Se sono salite del 200%, sono salite a 6. 2 più 4 6. Ci ha guadagnato o ci ha perso? È parecchio più, no? Quindi state attenti, chiaro? Però la storia non è finita. La storia non è finita perché la cosa che mi stupì non era l'errore logico del secondo bidello, era un errore anche un po' interessato, perché lui tendenzialmente voleva dimostrare che gli hanno fregato dei soldi, quindi c'era anche un minimo di conflitto di interessi, ma era stata la chiarezza con cui l'altro gli aveva proposto la soluzione corretta. Lui, nel proporgli la soluzione corretta, diceva: ma scusa, ti hanno dato 490 euro, togliamo a mente il 27% da 4,90 e facciamo il conto. Voi lo sapreste togliere a mente il 27% da 4,90? No. Allora, questo era un bidello, eh? Allora il bidello fece questo ragionamento, disse: aggiungiamo 10 e quindi da 4,90 facciamo conto pari, 500. Adesso sapreste togliere il 27% da 500? È un po' più facile. 27 per 5 quanto fa? 130? 500 meno 135? 365. Non è difficile da fare. Togliamo i 10 che abbiamo messo per fare conto pari. 355. Allora lui disse, fece esattamente questo conto, lo fece davanti a me, dice: mettiamo 10 e fare conto pari, 27, 5 volte, 135, togliamo 365, ritogliamo i 10 e abbiamo messo fare conto pari e 355, più o meno ti devi trovare. E infatti più o meno si trovava. La domanda che faccio a voi, se no uno che ci viene a fare a scuola, dovrebbe essere acquisire degli strumenti per fare qualcosa di meglio. Avendovi fatto questo ragionamento, quindi questo conto quasi esatto, qual è il conto esatto? Cioè, se io tolgo il 27% da 490, quanto mi rimane? Senza che mi mettete a fare con la calcolatrice o a moltiplicare mentalmente, basta semplicemente ripercorrere il ragionamento che abbiamo fatto un attimo fa e aggiungere un piccolo passettino. Bisogna fare 27% e poi bisogna aggiungerlo dopo. Aggiungerlo, perché noi mettendo i 10 per fare conto pari, no, il 27% di 10 quant'è? 2,7 più 355, 357,7 è il risultato esatto. Provate a
moltiplicare 73 per 4,90 e vi trovate 0,73 per 4,90 e vi trovate 397,7. È chiaro? Dice, ma quello era intelligente. È sicuro che era intelligente. Ora, però, è chiaro che per fare una cosa del genere non è difficile, basterebbe un po' d'attenzione. Però ci sarebbe voluto un po' d'attenzione probabilmente quando il maestro ha spiegato le addizioni, quando il maestro ha spiegato le moltiplicazioni, quando molte altre cose sono state ripetute alle medie e alle superiori. Se uno non l'ha sviluppata questa attenzione o questa, diciamo, tendenza a tempo debito, magari può risultare più difficile farlo in un secondo momento. Però io sto dicendo questo. Va bene, se c'è una cosa tecnica per la quale io sono più portato o meno portato, la sfrutto o non la sfrutto, però almeno sulla logica bisogna sempre controllare. Allora vi faccio un altro esempio, sempre derivato dall'esperienza. Tanto posso dirlo perché questo è un episodio che racconto. Lo racconto volentieri, ormai posso dirlo perché sono passati più di 20 anni, io non ho compiuto nessun reato, però ho visto compiere dei veri e propri reati, anche se sicuramente non sono andati a buon fine. E allora, un paio d'anni dopo quelle, diciamo, aver fatto il militare, 3 anni dopo, io, diciamo, era andato, stavo finendo il dottorato e i concorsi per ricercatori ancora non erano usciti, quindi nel frattempo mi era andato a fare un concorso per la scuola. Era un concorso per l'abilitazione riservata. E comunque era riservato a chi aveva fatto un anno di insegnamento. Io in realtà non l'avevo fatto un anno di insegnamento, contavo il periodo che avevo fatto durante il militare, che c'era una scuola interna, una scuola degli operai, io era istituita con un decreto ministeriale statale, ci avevo provato. Infatti il concorso lo vinsi, poi fui, diciamo, tolto dalla graduatoria perché quel servizio lì non valeva. Però l'episodio interessante è un altro. In questo concorso vennero date, era per la classe di insegnamento di matematica e fisica. Vennero proposte 8 tracce, 4 di matematica e 4 di fisica. C'era a disposizione 8 ore, quindi non poco. Si poteva svolgere una e una sola traccia, quindi non più di una. Ovviamente diventava importantissima la scelta della traccia. Allora, io considerate che io non avevo, poi veniva chiesta una applicazione di tipo didattico. Quindi alla fine del compito uno doveva far vedere cosa serviva un po' le cose che stava dimostrando. Io ricordo soltanto i titoli di 2 o 3 delle tracce di matematica. Una era sulla goniometria e la trigonometria. Una era sull'introduzione dei numeri razionali. Quali sono i numeri razionali? Qual è la differenza tra un numero razionale e uno irrazionale? Chi se lo ricorda? Le frazioni, insomma. E una invece, che è quella che scelsi, era sui poliedri regolari. Allora, per cos'è un poliedro regolare? Allora, io scelsi questa qui. Adesso lasciamo stare il discorso tecnico, andiamo per logica. Perché scelsi questa traccia qui? Allora,
è più complessa delle altre, per un semplice motivo, perché sui libri di testo vostri, se andate a vedere argomenti poliedrici regolari, trovate un paio di paginette. Quindi c'è meno, ci sono meno cose brutte. Però è più facile, nel senso che se tu pensi di saperlo fare, di saperti ricavare delle diciamo delle informazioni su questi problemi regolari, di saperle dimostrare all'impronta, magari riesci ad andare meglio degli altri, quindi riesci a risaltare meglio come compito. È chiara qual è la logica sottostante? Io devo far vedere alla commissione che sono bravo, perché la commissione correggerà e valuterà i compiti comparativamente, cioè confronta quello che faccio io con quello che fa un altro. Ok. La commissione è una commissione di persone molto serie. Presidente della commissione era di Roma, poi c'era una professoressa di fisica di Torino che mi fece due domande e non risposi all'orale. Poi mi diedero 38 allo scritto e 40 all'orale, gli voti erano in 40. Allora mi chiedo 40 nonostante non avessi risposto a due domande. Una delle due domande me la fece la professoressa di fisica, era: che cos'è il pitometro? Io, giustamente, se non lo sai, non lo sai, insomma è un tubo di Venturi, insomma serve per misurare la velocità in un tubo. Quindi era proprio una questione di saperlo. L'altra domanda invece è un po' più lunga da discutere, non la discutiamo qua. Però in realtà me ne accorsi, era una domanda un po' a trabocchetto, me ne accorsi subito dopo, però il 40 me la fece proprio il presidente della commissione, però me la ricordo ancora e comunque il 40 non lo so stesso. Invece la cosa importante è allo scritto, perché vidi, diciamo, ci furono tre cose salienti da ricordare. La prima è che c'era un signore che cominciò a tremare appena a dirlo le tracce, poi dopo 5-6 minuti si alzò e se ne andò. Ora non penso che fosse per impreparazione assolutamente, perché su 8 tracce una la sai, più o meno la sai. Il problema è che non si sentiva, forse non voleva fare quello nella vita, insomma, fu una cosa proprio umana, diciamo. Mi venne un po' di simpatia per quella persona. Invece capitò un altro episodio molto più importante da ricordare. C'era una signora che si era portata la borsa con i libri. Ora, questo agli esami è vietatissimo. E aveva scelto la traccia sull'introduzione dei numeri razionali e aveva cominciato a copiare a man bassa. Ora, noi eravamo 300 più persone, quindi non era possibile che tutti i professori della commissione, fossero in ogni aula. Beh, eravamo stati ripartiti una decina per aula, circa 30 aule, era tutto il Lazio e l'Umbria, insomma. E i professori della commissione giravano, e però ogni aula c'era un sorvegliante, no? Che nel nostro caso era una signora del ministero. Ora, questa signora evidentemente non aveva chiuso un occhio, insomma, perché me ne ero accorto io che stava copiando. Comunque, passa la professoressa di Torino, se ne accorge subito, nella sua infinita bontà non la caccia via, ovviamente le sequestra il libro e lo mette sulla cattedra. Il problema è che erano passate 4 ore e un quarto. Ora questa candidata, che poi a sua volta pure insegnava, era qualcuno che aveva sicuramente già fatto supplenza, dopo 4 ore non se la sentiva né di cambiare traccia e fare un'altra traccia, e né sapeva andare avanti senza il supporto del libro. E quindi come fare? Qual è la soluzione? Devo... È un problema interessante dal punto di vista logico. Voi che fareste al posto suo? Ma vi accorgo un attimo. Vedevo qualche altro candidato che aveva fatto la stessa traccia. Finisci, no? No, là eravamo messi in maniera, no, veramente non si poteva parlare. Vai più avanti, faccio.
Ti vai a riprendere il macino, il fuochino. Ah, questa fa passare un quarto d'ora. Caccia un altro. Aspetta. Poi fa la sorvegliante, ridammi il libro. La sorvegliante cosa risponde? La sorvegliante correttamente risponde di no. Poi secondo me non l'ha fatto apposta, ma fa un errore strategico. Risponde no. Però se tu dici no, comunque stai facendo... E la cosa corretta è giusta assolutamente, quello non glielo doveva dare lì. Però, come dire, lei sentiva, dice no perché, sai, se poi passa di nuovo il commissario, qualche commissario poi se la piglia con me. Quindi si giustifica, non si doveva giustificare. Allora la candidata che fa? Si odi solo lì. No. Ti dà un libro per sostituirlo. Cioè, dice, il problema dice, se la piglia con te perché se, il libro deve stare sulla cattedra. Allora lei aveva un libro uguale, preciso, identico all'altro, se, soltanto che quello era teoria probabilmente e quell'altro era esercizio. Insomma, sapete, no? Ci sono quando i libri sono gemelli, no? Teoria e esercizi, cambia soltanto il titolo, diciamo, la copertina è quasi uguale. Allora dice, lo scambia. Dice, guarda, io ti do quello. Do questo e tu mi dai quello. Quella ci fa. Ce l'ho là. Quindi lei. Tanto la colpa a lei non è ricarica. In realtà, quindi lei ha continuato, ha completato la sua traccia. In realtà io penso, conoscendo la commissione come ha operato, penso assolutamente che la cosa sia stata inutile da un punto di vista sostanziale, perché almeno se fossi stato io in commissione sicuramente sarebbe stato inutile. Perché? Ma quando tu leggi un compito del genere, di che ti accorgi? È evidente che ha copiato, no? Se lei senza il libro non è in grado di andare avanti, è evidente che le cose sono scritte senza un minimo di elaborazione individuale. E quindi è evidente questo. Poi dopo l'ho scritto che c'è? Quindi, la logica mi dice che non sapevo il cognome di questa candidata, quindi non ho potuto controllare, che non sia andata a posto. Veniamo a noi. Problema dei poliedri. I poliedri regolari quanti sono e quali sono? Chi se lo ricorda? Cos'è? Qual è la definizione di un poliedro regolare? Allora, vediamo un po'. Se capitasse in un test una domanda su un poliedro regolare, allora il problema è, però mi devo ricordare, noi in realtà diceva Socrate bisogna sapere di non sapere. Ed è questa osservazione è veramente molto importante. Mettiamo che ci sia un pericolo. Allora, c'è un pericolo oppure insomma un fenomeno e tu lo conosci bene. Allora, tu sai di conoscerlo bene, sai di sapere. Poi c'è un altro pericolo che non sai valutarlo in maniera precisa, però ne conosci l'esistenza, quindi sai di non sapere. E poi c'è un altro pericolo di cui ignori completamente anche l'esistenza del pericolo stesso. Qual è il pericolo più pericoloso? Ignorante. Quello che non conosci in nessun modo, di cui non conosci neanche l'esistenza. Chiaro? Perché io non posso prevenire una cosa di cui non conosco neanche l'esistenza. Però la posso ipotizzare. Mi può capitare, è chiaro,
questo è un altro concetto, questo è il concetto molto ben espresso dagli americani: if you fool me once, shame on you, if you fool me twice, shame on me. Che sarebbe a dire: se mi fai fessi una volta, la vergogna è tua. Io non lo potevo sapere la prima volta, però se mi fai fessi la seconda volta, diciamo, la colpa è mia, giusto? Quindi vedete come la logica si applica in maniera stretta a un sacco di situazioni. Allora, qua però stiamo uscendo un po' dal campo della logica, stiamo andando, cioè, stiamo addentrando sul campo dei contenuti, perché proprio per fare un test ci vogliono pure i contenuti. Io devo poter, devo conoscere le cose che devo scrivere. Allora, però, non è che, mettiamo così, voi l'avete studiato, magari lo sapete, però non ve lo ricordate. Allora, definizioni, risultati, enunciati, diciamo, in matematica è molto semplice. È molto semplice perché è una materia strutturata. Definizioni, enunciati, dimostrazioni. Cosa è più importante? Le definizioni. Se non sappiamo le definizioni, non sappiamo di che stiamo parlando. Quante volte due persone si ingrippano sul fatto quello era alto, no, quello è basso. È chiaro che se stiamo a parlare io e il mio collega che è alto, io sono alto 1,68, il mio collega è alto 1,92, magari per me una persona di 1,78 è alta, per lui è bassa, evidente. Se per me la definizione di alto non coincide con la sua, è evidente che non ci troviamo. Mi è capitato personalmente, io sono un po' abbondante, quello è magro. Dice no, quello è no, magro, quanto sei magro? Normale. Quindi le definizioni. Poi gli enunciati. E infine le dimostrazioni. Le dimostrazioni sono importanti. Sono importanti per, diciamo, per sviluppare il ragionamento, per vedere le relazioni tra le varie cose, ma vengono dopo gli enunciati. Se non c'è un enunciato, che dimostra? Allora, se parliamo di poliedri regolari, secondo voi la parola poliedro a che si riferisce? Stiamo a parlare di un... di che? Figura geometrica. Ah, un solido. Un solido. Poliedro. Questa è più facce. Poli, polisportiva, più sport, poliedro, più facce. Esaedro qual è? Sei facce. Allora, poliedro regolare. Cioè che può essere regolare. Qual è che un, quando è che un poligono è regolare? Quando c'è tutti i lati e gli angoli uguali. Quando è che un poliedro è regolare? Andriamo. Quando ha tutte le facce uguali, tutti gli angoli dietro uguali. Questa è la condizione. E quanti sono questi poliedri regolari? Sono 5. Adesso scatta poi un enunciato e scatta la dimostrazione. Esistono al più 5 poliedri regolari e ne esistono effettivamente 5. Questi 5 sono il tetraedro a piramide regolare, l'esaedro, il cubo regolare, l'ottaedro, sono due piramidi a base quadrata però con facce triangolari, una verso l'altra e una verso il basso, il dodecaedro che ha due facce pentagoni, 12 pentagoni regolari, e l'icosaedro che come facce 20 triangoli equilateri. Chiaro? Ora è interessante anche la dimostrazione, io questo mi ricordavo, la dimostrazione l'avrei ricostruita con facilità, però qui non mi interessa tanto la dimostrazione, anche perché non abbiamo un tempo infinito. La dimostrazione è molto facile, si diciamo, prova che al massimo sono 5, poi questi 5 effettivamente ci stanno. Mi interessa dire altre due cose. Vabbè, fatta quella dimostrazione, andai avanti
Che si può dire su superiori regolari, secondo voi? Quanti ne so? E poi? Che sono? Vabbè, tutto quanto quello che ci sta da dire. Aria, volume. Ah, ecco, aria e volume. E l'aria e volume in che cosa te la vorrei fare? In funzione del? Del lato. Vedete che è logico? In funzione del lato, se quello è regolare, una volta che ho fissato, cioè, per esempio, prendete il cubo regolare. Se io fisso il lato L, è chiaro che l'area della superficie fa 6L quadro, è chiaro che il volume fa L cubo. Là è facile. Per la piramide, per il tetraedro, piramide a base triangolare regolare, pure è facile. Per l'ottaedro pure non è difficile. Per il dodecaedro e l'icosaedro è un pochetto più, un po' più difficile. Allora, io feci subito queste cose, però per l'ottaedro e per il dodecaedro e l'icosaedro mi misi a fare e incontrai qualche difficoltà. Poi il giorno prima già davo una mano diciamo a fare gli esami a Salerno come tutore della materia, e quindi avevo fatto le 9 di sera a Salerno, poi ho dovuto ritornare a Formia, e quindi non è che stavo proprio nella mia forma più perfetta. E quindi cosa mi accorsi? Mi accorsi che dopo 7 ore rotti avevo fatto tutto, il compito avevo finito, mi manca, c'avevo un problema, devo trovare l'applicazione di didattica. E poi mi accorsi di un ulteriore problema, e mancavano 40 minuti. Mi accorsi che nella formula di uno dei due, ma non mi ricordo se era l'icosaedro o il dodecaedro, mi accorsi che andavo a mettere L, per esempio mettevo L1, 2, insomma qualche valore semplice, e veniva, usciva fuori un valore negativo. Allora, primo concetto, perché ci avevo messo, diciamo, una volta trovata la formula, perché avevo messo il valore di L? Per controllare. Perché controllare se la formula è giusta, non è che io ricontrollo, se io rifaccio 10 volte gli stessi conti, uscirà 10 volte lo stesso errore. Adesso non si usa più che ci sono le calcolatrici, ci avete presente quando fate una somma in colonna? Allora, avete 15 numeri da sommare in colonna, sommate all'alto verso il basso le unità, esce, che ne so, 75, scrivo 5 e porto 6. Se la vuoi ricontrollare, che cosa devi fare? Lo rifai, esce sempre 75, lo rifai 10 volte, esce sempre 75. Non fai così, fai la stessa somma dal basso verso l'alto, perché i risultati parziali che verranno in mente saranno diversi. Quindi se fai un errore non farai lo stesso errore, allora ti verranno due risultati diversi e ti accorgi che il conto di prima e il conto di dopo è sbagliato. Ma se tu fai un errore e ricontrolli facendo lo stesso tipo di operazioni mentalmente, ti assicuro che farai sempre lo stesso errore e non ti accorgerai dell'errore fatto. Vedi, non sai di non sapere ed è pericoloso. Comunque, controllo, ci metto un valore e vedo che mi viene un risultato negativo. Ovviamente un volume non può essere negativo, quindi il conto era sbagliato. Come me la sono cavata? Ricordatevi che avevo scritto, non mi hanno messo 40, mi hanno messo 38. Non me ne teneva di rifare tutti i numeri, era scocciato. No, non l'ha messo proprio. Sarebbe una cosa logica. Questo equivale a quello che c'ha lo struzzo mentre la testa tutta la sabbia. L'errore l'hai visto. Qual è la cosa più importante da fare? Dire quanto l'errore. Esattamente il contrario, dire che c'è un errore. Perché cioè, non far vedere l'errore è nella vana speranza che quelli della commissione facciano pure loro l'errore. Ma dove sta sta speranza? Cioè tu devi dire
che là c'è un errore, perché vuol dire che te ne sei accorto. Cioè il giudizio della commissione quando è che può essere migliore? Quando loro pensano che tu te ne sei accorto dell'errore, o nel caso contrario? È evidente. E allora qual è un modo? Vabbè, non era elegante. Dimostri l'errore. Allora, io ci ho scritto questa frase, ma è andata bene, ma insomma non pretendo che vada bene semplice. Ci scrissi questa frase. Nella formula X, controllare, come applicazione didattica, controllare e trovare l'errore. Perché? Il procedimento è giusto, il risultato che ottengo in questo valore è chiaramente sbagliato, e quindi cercare di risolvere in un colpo cavo e cavoli. Dice, vabbè, è chiaro che c'è un errore. Matematica si fa spesso, no? Si lascia il controllo dell'esercizio al lettore. Era un po', cioè, poteva essere preso pure con un atto di arroganza, quindi poteva essere in qualche modo punito, però fu capito che era una cosa in buona fede, era soltanto per comunicare il fatto che l'ha detto, ci stava. E mi, ovviamente non poteva mettere 40, insomma, perché ce l'avevo detto io e ci stava, però mi misero 30 e apprezzarono. Penso che si fece pure qualche risata quando era ancora girato. Mo, questo è di una importanza fondamentale, è di un'importanza fondamentale questa cosa qui. A cercare sempre di controllare. Il controllo assume una qualche validità quando non ha una, quando è indipendente da, diciamo, se voi conoscete per esempio due modi indipendenti di fare lo stesso conto, oppure un modo indipendente dall'altro di controllare almeno per via logica o una informazione parziale sul conto che avete fatto, è chiaro che questo consente una forma di controllo. Tipicamente, allora questa è sempre un'esperienza vissuta. Conoscevo da piccolo, mia madre faceva spese in una merceria. Questi che conducevano la merceria avevano, diciamo, erano abbastanza in gamba anche da un punto di vista matematico, diciamo così. Allora, per prima cosa, la merceria aveva molto successo a quell'epoca perché faceva prezzi fissi, però cosa tipicamente le clienti cercavano sempre uno sconto. Cosa rispondeva il gestore? È già scontato. In realtà, per non, diciamo, per rispondere in una maniera più aggraziata, quindi per far sorridere la cliente, cioè, lei mi dica lo sconto che vuole, così io decido il prezzo da prima dello sconto e poi le faccio lo sconto e poi torniamo sempre allo stesso prezzo. Cioè, nel senso, se una cosa te la devo vendere a 10 euro, tu vuoi lo sconto del 50%, la faccio a 20, faccio lo sconto del 50% e alla fine siamo sempre a 10 euro. A parte questo, prima di mettere le cose in busta, i gestori facevano vari tipi di controlli. Allora, prima cosa, com'è che un commerciante fa la sottrazione? Cioè, com'è che un commerciante fa il resto? Allora, 22,80 paghi con la 50 euro. 50. Da 22,80 per 50. Conta. È chiaro a tutti, non si mette, a parte adesso ci sono i registratori di cassa, eccetera, ti dicono direttamente lo sconto e tutto quanto. Però, anche prima, quando questo non c'era, il commerciante non fa 50 meno 22,80 fa 27,20. Fa i 20 centesimi arriva a 23. 2 euro arriva a 25, 5 euro arriva a 30, 20 euro arriva a 50 e ha fatto 27,20. Primo. Secondo, qual è un controllo che un commerciante fa sempre? Questo, adesso anche questo controllo viene venuto meno perché per la velocità si leggono i codici a barre, si va avanti un altro. E aggiunge una sigla a quello che sta. No, il controllo che fa sempre è che il numero dei pezzi sul bancone sia pari al numero delle cose che ha battuto lui, per vedere se si è dimenticato di battere qualcosa. Se c'ha 5 cose sul bancone
deve avere 5 voci sul battuta, diciamo che ha battuto sul registratore. Un altro tipo di controllo che fa è un controllo di tipo logico. Se lui vede sul baccone merce per a occhio per 50 euro e gli vengono 13 euro, qualcosa non è andato a buon fine. Può essere che ha sbagliato a segnare i prezzi. Questo può succedere pure con i codici a barre. Se un prezzo è stato segnato male, è successo in un caso. Cioè non succede, perché in un caso vi assicuro che è successo. Era una delle prime volte che venivano usati. Capitò in un supermercato, la cliente protestava, poi dice: no, ma signore, qua è tutto automatico. È tutto automatico, però qua non è giusto. Alla fine andare a vedere, uno dei prezzi era stato registrato male. È chiaro?